Ciao a te, bentornato su Final Fantasy VII. Dunque, Iris è qui dentro, all'interno del palazzo dell'headquarter, del quartier generale della Shinra. E il mio compito è quello di andarla a salvare e prendere a calci in culo un bel po' di persone. Mi scusi. Mi scusi, se non è un appuntamento dovreste... Non ho bisogno di un appuntamento, questa è un'emergenza. E tutti quelli che non la... vabbè, insomma, rischiano di essere presi a colpi di pistolettate. Chi pensate di essere? Sono degli Avalanche, intrusi, circondateli. E comincia la nostra avventura. Dove sono chiamato a prendere a ca... ah, granata. Maledetti. Tra l'altro ce ne vuole un... ci vuole un bel po' di tempo prima di buttarli giù, eh? Colpa mia che non ho livellato a dovere. Ma meno male, grazie Barrett per il tuo critico. Vabbè, no, eh. Andiamo in cima. Tra l'altro... wow, qua c'è altra gente. Che scappa. Purtroppo però gli incontri casuali non sono pochi. E anche se ho intenzione di picchiare questa gente senza utilizzare gli MP, sarà un po' difficilotto riuscirci. Dai un critico, Barrett, dai un critico. No! Meno male che l'hai evitata. Granata che non è manco esplosa, quindi... beh, no, un pochino di esperienza. Esperienza che non è esattamente tantissima. Che volete voi, andate? Il nostro logo... il futuro della Shinra è per un... è per... vabbè, insomma... Mako Energy... ed ecco qua il Turtle Paradise numero 2. Levatevi dalle palle tutti. Ascensoriamo. E adesso devo semplicemente andare in cima. Che succede? Non ho intenzione di iniziare l'aggressione fino a quando non salveremo Iris. Dovevo sapere che questo era comunque era impossibile. Che c'è? Stai rendendo nervoso. Quindi ci sono volte in cui tu combatti per l'altra gente, per altra gente. Sono impressionato. Che importa se sei impressionato? Ma lo sai, forse non è bene dirlo adesso, ma scusa per un sacco di cose. Wow, che cos'è? È il momento di riconciliazione tra Claude e Barrett. Guardate il counter dei piani che è totalmente impazzito. Animazione. Fermo Claude. Fermiamo, siamo al 19. Maledetti. Madonna, che stai te? 22 tra l'altro. Devo togliere la cover a Claude, questo sì. Wow, che è successo? Che sei diventato un pattinatore a rotelle? Fatto che cosa mi hai fatto? Non ti dispiace se ti prendo a cazzotti, vero? Perfettissimo.
continuiamo a salire. Scusa un secondo, devo soltanto togliere la cover a Claude per darla a Barrett. Sì. Ricomincia la roulette, siamo al 34esimo piano. Ricordo che il palazzo della Shindra ha più di 60 piani. Buoa, che sei te? E non muori mica. E di nuovo su Tifa. Che t'ha fatto quella povera ragazza? Lockweed, che sarai mai? Ricominciamo e siamo al 48esimo piano. Tanto ottenuto in maniera velocissima. Complimenti agli ingegneri che hanno... che stanno dando da fare per migliorare il mondo. Hanno creato un ascensore che va velocissimo. Tanto Tifa sta già... meno male. Non ha ancora provato la seconda limit di Claude. Boom. Ok, livello 46. Livello 57. Forse qua, forse ci siamo quasi. Di nuovo tu. Ma non dovevamo vederci più? Vediamo. Pistolettata di Barrett, spadata di Claude. Tanto la cover di Barrett non sta venendo usata mai. Ok. Perfetto, porca la miseriaccia. 59esimo. Niente. Finalmente siamo fuori. Distruggete gli intrusi. Vediamo qua. Aia! No, qua c'è, è necessario un bolt. No, meno male, almeno una volta. Ottimo. È Big Shot. Boom. Perché Cloak? Barrett, prendilo. Che fa? Perché devi girare con le rotelle? Con il rollerblade. Fatto perché indossi il rollerblade tu? Ok, 150, tranquillizer. Preso. Che chiave? Cos'è questa? È la chiave del 60esimo piano. Hey Claude! No, no, da qua torniamo al primo piano, quindi nope. È di qua che devo andare. E da qua andiamo al 60esimo piano. Wow, che c'è? Questo è davvero... Madonna, infatti... Non abbassare la guardia, dice Barrett. Tifa dice che speriamo che Aris stia bene.
Non c'è nessuno, sembra. Tranne queste due cosette. Che a quanto pare non sono per nulla. No, aspettate un secondo, fatemi andare in quella stanza. Almeno vediamo se c'è qualcosina qui. Guarda quelle guardie che gironzolano. Claude, vai avanti e dai un segnale quando la via è salva. Quando la via, insomma, è sicura. Devo semplicemente passare quando loro non guardano. E far passare anche gli altri. E whoop. Barrette salvo. Adesso aspettiamo Tifa. Vieni qua, Tifa. E vieni qua, Tifa. Adesso io devo continuare. Questi due corrono. Vai di là. No, aspetta un secondo, Barrett. Vieni. Vieni qua. E vieni qua. E Barrett è salvo. Adesso tocca a Tifa. Vieni, Tifa. Vieni, Tifa. E continua ad andare, Tifa. Ok, stiamo spaccando. Ricordati, siamo qui per salvare Iris. Ehi, lo so. Madonna. Ok, andiamo al 61esimo piano. Dove sembra ci siano gli uffici. Ma cos'è questo? La sala mensa. Cioè praticamente stanno dicendo tutti che dopo il 60esimo piano non è sicura. Adesso devo trovare la persona disposta. Che sta succedendo? Hai dimenticato la tua keycard? Gli impiegati non possono accedere a stanze sopra il 60esimo piano senza una keycard. Ho capito, dammela allora. Tu non ricordo di aver visto la tua faccia prima. Sei nuovo qui? Ehi, sei carino. Lascia che tocchi quelle cose. Cose? Leva quell'espressione stupida dalla tua faccia. Voglio soltanto insegnarti come andare nella prossima stanza. Ho capito, ma non puoi andare senza una keycard. Prendi una keycard e puoi usare l'elevatore, cioè l'ascensore liberamente. Voilà! Ecco il suono della porta che si apre. Solo ricordati che ci sono differenti tipi di carte. Una keycard non ti farà andare dovunque. Per esempio, la keycard del 60esimo può farti raggiungere il 60esimo, la keycard del 65esimo ti porta esattamente al 65esimo. Ok, oh, devo andare. Devo tornare al lavoro, però perché non mi dà la carta? Ok. Intendi quella ragazza, la receptionist. Sembra che io abbia un'altra rivale. Non stiamo parlando della stessa persona, è stronzo. Ok, ma come posso andare? No, aspetta un secondo, ci sono le scale. No, e non ci stanno le scale perché non ho l'accesso ancora. Quindi nulla, devo soltanto andare a acchiappare la persona che mi potrebbe dare. La carta. Sì, voi vi ho già capito. Ho capito però. Se mi dai qualcosa magari.
se di nuovo devo parlare con te. O forse con te. No. Forse l'altra opzione. Ho capito. Ehi, prendi questa. Ecco la chiave della stanza 62. Così, senza nessun motivo apparente. Grazie, stronzo. E ora siamo nella stanza numero 62. Sappiamo tutti cosa c'è qui, perché vedete questo tizietto? Adesso lo incontreremo. Quindi questa stanza, ovviamente, leggendo i libri, ti dà delle particolari indicazioni sul movimento della Shindra, sulla situazione in cui versa Midgar e anche sul sindaco stesso. Questo è l'ufficio di Midgar, il sindaco Domino è nel suo ufficio. Io sono il deputato, io sono uno dei suoi deputati. Se avessi delle domande, chiedi. Ed ecco, stiamo parlando adesso col sindaco di Midgar, l'uomo più ininfluente mai visto finora. E chi diavolo, chi dovreste essere voi? Sembrate quei... io sono Domino, il sindaco di Midgar. Attualmente sono il sindaco soltanto in nome. La città è... tutta la città è in mano alla Shinra. Il mio vero... il mio reale lavoro è guardare i documenti della Shinra. Io, il sindaco, cosa sei tu? Un impiegato della libreria. Vuoi andare sopra? Ti dirò come, se soltanto riuscirei a prendere la password. E ti darò la mia keycard. Ecco, guarda. Immagina che cioè, indovina la password e ti darò la mia keycard. Ti darò un primo... dovrei soltanto fare un... cioè, se ci riuscirei al primo tentativo, ti darò uno speciale oggetto. Qual è la password? E qua c'ho almeno 6 password da dover indovinare. Quindi aspettiamo un secondo. Parliamo di nuovo con lo stronzo. Oh, la password ce l'ho. Time is up, but you can really blame him. Ok, tutto il Midgar è controllato dalla Shindra. Cosa vuoi sapere? Certo, va bene. Come pubblico inserviente, bla bla bla. So, ecco un... Ma vaffanculo, 500 gil! Tieni qua. Oh my... grazie molte. Adesso ascoltami. Nella stanza adiacenti ci sono delle librerie. Parte della password sono nascoste in ognuna delle librerie. Il nome della libreria è scritto. È ovviamente molto, ma molto difficile. Ad ogni modo, dal momento che è incredibilmente difficile, andiamo a tentativi, tanto chi se ne frega di prendere l'oggetto numero uno. Nope! Non è King. Non è Orbs. Non è Bomb. Ma porca la puttana. Mako! Ecco qua, Mako! Dio, amo questo suono, il Mako! Ok, grazie per la keycard. Affanculo. Andiamo al piano 65 adesso. 62 a quanto pare non posso... Ah sì, posso accedere! Oh, santa polenta! Ecco, questa è una stanza incredibilmente
da rottura di palle. Perché? Vedete tutte queste porte chiuse? Ci stanno tre materiali che posso raccogliere e tre porte soltanto da poter aprire. Quindi, ovviamente farò dei tentativi nella speranza che io ci riesca. Bene, forse ci siamo. Allora, prima da aprire è questa qua in alto a destra. Dopodiché dovrò aprire questa qui, la seconda. Entriamo qua dentro e prendiamo un coupon, coupon A. E poi ci infiliamo nel condotto. Dove va? Di qua. Dopodiché scivoliamo sempre nel condotto. Andiamo qua, sì. Dovrei poterci andare bene. Scendiamo. E qui troverò il condotto B, il coupon B. Dopodiché, da qua usciamo, apriamo anche questa e prendiamo il coupon C. Adesso c'ho tutto. Devo soltanto entrare ed uscire esattamente da qui e scambiare i coupon. Coupon change. Star pendant for slot è all materia. Cambiare i coupon? Sì. Ho preso uno star pendant for slot e all materia. Perfetto. Quindi andiamo a esaminare. For materia mi dà 4 slot di materia in cambio di una difesa bassissima. Quindi no, direi di no. E in più abbiamo il primo accessorio, lo star pendant, che protegge contro la pozione. In tutto questo però ho anche il all. Quindi facciamo così. Mettiamo all. No, aspettate un secondo. All per il restore, così cura tutti i personaggi. Poi il ghiaccio normale. E il sense lo diamo a Cloud. Detto ciò, continuiamo a salire. Andiamo al 64esimo piano. Wow, la palestra! Dove posso tranquillamente salvare, fare le mie cose. Qua in palestra... Cos'è questo? Un megafono? Portarselo non servirà a niente. E invece servirà, ragazzo. Intanto prendo sia la Phoenix Down che la pozione. E andiamo a salvare in tutto questo. Dove potrò riposarmi. Ed effettivamente non me lo faccio dire due volte. Detto ciò, solo 250 gil, maledetti. Niente. Maledetti tutti. Tanto quello sta morendo lì sulla banchigia. Benone. Andiamo al livello 64. Dove, oh mio Dio? Quanto odio sta stanza. Modello di Midgar, città in miniatura. A
quanto pare, vedete che questa rappresentazione di Midgar ha dei pezzi, esattamente 6 pezzi mancanti, tutti ottenibili tramite i tesori che sono rinchiusi qui. In questa stanza, come potete vedere, ce ne sono 6. E questo è chiuso, questo è aperto. Ho preso una parte di Midgar. Ecco, questa è una delle parti più noiose. Sembra che qualcosa si sia aperto grazie al mio pene. È soltanto uno dei bauli. Dimenticavo, perché qui attaccano. Come si attaccano? Perfetto, lasciati picchiare malissimo tu. Come sulle... Ah, cross slash! Volevo fartela vedere. Ok, quindi di nuovo. Modello della parte mancante. Inseriamo la parte di Midgar. Un'altra robina si è aperta. Quale sei tu? Sì. Però sto andando totalmente a caso. Sì. Ah già, perché il settore 7 è crollato, quindi il modello della città, quando la costruzione del settore 7 finirà, il piano della Scindra sarà completo. Questo è il motivo per cui devo andare a prendere immediatamente Iris. No, questo è chiuso. Forse sei tu? Yai! No, da qua. Qua sicuramente ci sarà qualche altro scontro. No, ho abbastanza culo. Inseriamo la parte di Midgar. Acchiappiamo da questo, maledetti! Maledetti! E adesso andiamo col cross slash. Wow. Ah già, perché il cross slash ha anche l'abilità di fermare, stoppare i nostri nemici. Quindi non faranno nient'altro che stare fermi sul posto e prendere danni. Altra parte di Midgar. Ok, la mettiamo qua. Ok, sembra che qualcos'altro si sia aperto. Se non ricordo male, ho già aperto tutto. Ed ecco qua la keycard numero 66. Chi sto? Guardate sulla sinistra il presidente della Scindra. Riconosco Reeves, che si sono seduti a un tavolo di riunione. Interessante, pare che ci sia una... c'è anche Heidegger. Pare che ci sia una riunione qua. Devo ascoltare qual è lo scopo di questa riunione. Devo ascoltare che cosa dicono. E come faccio ad ascoltare? Ci stanno dei bagni qua. Che fai, fai schifo tu. Ancora. Sì, perché c'è una grata. Attraversiamo la grata e ascoltiamo la riunione
Vediamo che cos'è che dicono. Vediamo. Abbiamo la stima dei danni del settore 7. Considerando tutti gli appartamenti e tutti gli investimenti, il danno è stimato intorno ai 10 bilioni di GIL. Il costo stimato per rebuild, cioè per ricostruire il settore 7, è non ricostruiremo. Come, scusa? Avete fatto un danno della Madonna e neanche ricostruite le case? Neanche date sostegno alla gente che è stata coinvolta? Cioè, voi avete fatto sta robina? Che schifo. Cosa? Riv tra tutti questi sembra essere il più affidabile. Accelereremo il settore 7 così com'è e ricominceremo con la col piano della Neo Midgar. Neo Midgar? Quindi l'antico? Tutti gli antichi? La terra promessa sarà finalmente nostra. Voglio alzare le tasse del Mako del 15% in ogni area. Oh, figlio di puttana, sto spremendo la gente. Che schifo. No, cioè, i piani includono anche il programma spaziale nel budget. Reeve e Scarlett divideranno gli introiti extra dalle tasse. Quindi se lo divideranno Reeve e Scarlett. Scarlett, che a quanto pare è la ragazza, è la donna che sta seduta sulla destra. Oh man, quindi Palmer ciccia per te. Signore, se alzate le tasse, il popolo perderà la stima nei confronti della Shinra. Va tutto bene. I cittadini ignoranti, ignoranti cittadini non perderanno la stima nella Shinra. Dopotutto siamo coloro che hanno salvato il settore 7 dagli Avalanche. Figlio di puttana, quello sporco stronzo. E tu chi sei? Ojo, come sta la ragazza? Il suo nome è Ojo. Tenetelo d'occhio perché avrà una parte molto importante. Come cavia, lei è inferiore alla madre. Quindi è stato lui che teneva rinchiuse Iris e la madre. Sono ancora nel processo di compararla alla madre, Ifalna. Ma per il momento sono diversi al 18%. Quanto tempo occorrerà per la ricerca? Probabilmente 120 anni. Probabilmente è impossibile definirlo nella nostra vita o nella vita dell'esperimento. Questo è il motivo per cui stiamo tentando di riprodurla. Che stronzi! Questo porterà la nostra ricerca ad allungarsi per molti e molti anni. Che ne è della terra promessa? E questo è quello che ho bisogno di sapere. Questo è quello che serve nei piani. La madre era forte. Che te ridi? Che c'è un tic? Questo conclude il nostro meeting.
che figli di puttana. Qualcosa sembra essere sospetto. Stavano parlando di Iris, esatto. E di chi? Non lo so. L'antico? Probabilmente. L'antico era solo Iris, dato che ti è stato detto che è l'ultima della specie. Claude, svegliati! Seguiamolo. Hanno intenzione di riprodurre Iris. Questa è una violenza in ogni termine. Dove sei? Ah, sei là. Seguiamolo. Ojo, eh? Tenete molto a mente questo nome. Ojo. Chi è Ojo? A quanto pare era lo scienziato che teneva prigioniere Iris e Ifalna. Si allontana verso i suoi laboratori. Mi ricordo di lui. Quell'Ojo era in capo al dipartimento scientifico della Shindra. Claude, non lo conosci? A quanto pare no. Questa è la prima volta che lo vedo. Ecco perché. Questa non è la prima volta che lo vedo, ecco perché. Ah, che ci fanno quei combattimenti? È mai possibile? Ah, che la storia sta prendendo un certo. Una certa prospettiva. Capito. Ai, fate male, stronzi. E quando morite? E neanche con la limit. Sta facendo malissimo sto stronzo. E non muore mai. Mi ho tirato in testa una limit. Somersault. A quanto pare un'altra limit di Tifa è stata presa. Adesso devo farla prendere anche a Barret. Ojo, che stai facendo? Dove sei? Perfetto, andiamola a prendere. Forse non ancora. Nascondiamoci. È l'esperimento di oggi? Sì, inizieremo adesso. Aumentate, portatelo al livello successivo. Quindi sopra il mio prezioso esperimento. E cos'è? Cosa ci sta lì in quella gabbia? Cos'è? È un cane, un leone. Prezioso esperimento. Stanno usando degli esperimenti biologici. Quindi alla Shindra gli se ne sbatte proprio le palle. Che c'è qui dentro? Claude. Genova. Senza la testa, cosa c'è là dentro? Crisi di Claude.
nessuno gliene se ne sbatte le palle, guarda Barrett. Ah no, finalmente. Genova è di Sefirot. Quindi l'hanno portata qui. Claude, la vedete? Vedere cosa? Si muove, è ancora viva. Dov'è la sua cazzo di testa? Questa cosa è davvero stupida, andiamo avanti. Genova. Genova. Tra l'altro questo leone, questo cane, questa roba è considerata da Hojo un prezioso esperimento. Chissà chi sarà. Ebbene, acchiappiamo la materia Poison, interessantissima, e la diamo a Claude. A questo punto, meglio salvare e chiudere qui il nostro video. All'interno del palazzo della Shinra. Quindi, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Ciao!